Ciao a tutti da lunadividlab.it, benvenuti alla sesta lezione di letteratura latina. Oggi ci occupiamo di Quinto Ennio, che nacque a Rudie, vicino l'odierna Lecce, nel 239 a.C. La sua famiglia, probabilmente agiata, faceva parte della popolazione dei Messapi. Ennio sosteneva di avere tre cuori, perché parlava perfettamente tre lingue, quella osca del suo paese natale, il greco e il latino. Durante il servizio militare in Sardegna, nel corso della Seconda Guerra Punica, conobbe Catone il Censore, che nel 204 a.C. lo portò con sé a Roma, probabilmente perché ne apprezzava le doti intellettuali. A Roma insegnò il greco e il latino ed intraprese la carriera di poeta drammatico. Entrò in contatto con diversi esponenti dell'aristocrazia romana, tra cui gli Scipioni. In particolare fu suo protettore Marco Fulvio Nobiliore, che nel 189 lo portò con sé durante la campagna militare in Etolia per fargli scrivere versi celebrativi sulle sue imprese. Infatti Ennio scrisse per lui la tragedia Ambracia, che tratta della vittoria ottenuta ad Ambracia da Fulvio. Il figlio di Fulvio, Quinto Nobiliore, nel 184 a.C. gli fece avere la cittadinanza romana. Negli anni successivi Ennio si dedicò alla stesura degli Annales, la sua opera principale. Morì verso il 169 a.C. e venne sepolto sulla Via Appia nel sepolcro degli Scipioni. Le opere di Ennio sono andate tutte perdute, ci rimangono solo dei frammenti. Egli scrisse numerose tragedie, conosciamo 22 titoli, 20 coturnate e 2 pretexte, e ne rimangono 226 frammenti per un totale di 416 versi o parti di versi. Una delle due tragedie di ambientazione romana è la già citata Ambracia. La maggior parte delle tragedie di ambientazione greca riguarda il ciclo troiano, abbiamo ad esempio una Ifigenia e un Achille. Alcune di queste tragedie erano ancora messe in scena alla fine dell'età repubblicana. In seguito le rappresentazioni teatrali declinarono, ma ancora nel IV secolo d.C. se ne conoscevano alcuni testi. Il modello di Ennio fu soprattutto Euripide, del quale condivideva l'orientamento umanistico e razionale, interessato a problematiche filosofiche, ma anche l'interesse per l'effetto patetico. Infatti, una caratteristica di Ennio fu la costante tendenza all'enfatizzazione del pathos, attraverso un largo uso di figure retoriche, come allitterazioni, giochi verbali, omoteleuti, accumulo di sinonimi. Ennio scrisse anche qualche commedia, ma ne conosciamo solo due titoli, di cui rimangono appena 5 frammenti. Erano commedie che riecheggiavano i temi tipici della commedia nuova greca. Si chiamavano Lo Stessa e Il Lottatore. Le commedie di Ennio ebbero una fortuna decisamente minore delle tragedie. Poi ci sono alcune opere minori, tra cui raccolte poetiche come le Sature, cioè le Satire. Il termine Satura, che significa anche miscuglio, mescolanza, indica un'opera satirica e componimento poetico intorno a vari argomenti. E infatti questa opera di Ennio era caratterizzata da varietà e mescolanza sia di temi che di metri. Restano circa una ventina di frammenti. Un tema ricorrente doveva essere la vita sociale del poeta nell'ambiente dei suoi amici altolocati. Lo Scipio invece era un poemetto sulla figura di Scipione africano. Interessante invece è un'opera in prosa, l'unica scritta in prosa da Ennio, almeno da quello che ne sappiamo, che è l'Evemero, dedicato al pensiero di Evemero di Messina, scrittore greco del IV-III secolo a.C. Evemero pensava che gli dei dell'Olimpo altro non erano che grandi generali, uomini politici e inventori dei tempi più antichi, che furono fatti oggetto di molti onori dopo la loro morte, onori tali da far poi sorgere l'idea della loro divinità. Quindi eroi o personaggi illustri in seguito divinizzati. Questa spiegazione razionalistica della religione si chiama evemerismo, appunto. Infine il poema epico Annales, l'opera principale di Ennio, che ora analizzeremo.